Nel videocorso dedicato ai plugins di Logic, parlando del Direction Mixer, abbiamo parlato della tecnica di registrazione MS, una particolare tecnica di ripresa microfonica stereofonica in cui due microfoni opportunamente posizionati, con determinate caratteristiche, invece che dare origine a due canali audio LR, danno origine a due componenti di suono, una M, ovvero middle, che capta il suono centralmente rispetto allo strumento, ed una S, ovvero side, che capta il suono lateralmente dando maggior spazialità. Dietro questo comportamento vi sono le seguenti formule. In pratica la componente M è data dalla somma dei due canali LR dimezzati di volume, mentre la componente S è data dalla somma del canale L e del canale R invertito di fase, sempre dimezzati in volume. La cosa interessante è che applicando lo stesso principio e le stesse formule ad un file stereo, come può essere il nostro mix, otteniamo anche in questo caso l'MS. La componente middle sarà composta dai suoni posizionati al centro del nostro mix, come ad esempio la voce, il basso o molti suoni della batteria, mentre nel side troveremo i suoni che si trovano all'estremità del panorama sonoro. Sentiamo un esempio di ciò che abbiamo detto sinora. In questo progetto abbiamo un file stereo del nostro mix. Sentiamo. Ora, servendoci del plugin gratuito della Brainworks, appositamente sviluppato per il monitoring, al cui interno possono essere elaborate le formule appena viste, possiamo scomporre ed ascoltare le due componenti in modo isolato. Così ascoltiamo il canale middle. Come sentite, vi è la presenza della voce, del basso, della batteria e di tutti gli strumenti posti al centro. Mentre ascoltando il side, avremo maggiormente i suoni che nel mix sono stati pampottati agli estremi del panorama stereofonico, e quindi anche gli ambienti. Sentiamo infatti il riverbero della voce, le chitarre acustiche, le chitarre distorte perché disposte in fase di mix agli estremi sinistro e destro, eccetera. Ora che abbiamo capito in cosa consiste la tecnica MS, vorrei che Stefano ci spiegasse i vantaggi che questa comporta durante il lavoro di mastering. Cosa ci consente di fare, Stefano? Avere gli elementi centrali e laterali separati permette di intervenire sul master in modo completamente differente dal classico LR. Sul centrale noi possiamo andare a correggere tutto quello che sono le frequenze basse, la voce, mentre sul laterale andiamo a correggere quello che sono la spazialità, eventualmente difetti sulle riverberazioni e soprattutto andare a togliere le basse frequenze che non sono proprio l'ideale per la realizzazione di un master per il vinile. Quindi non è una moda come alcuni pensano? No, non è sicuramente una moda, questa è una tecnica che uso regolarmente nel mio lavoro. In particolare, con quali strumenti si può intervenire sulle due componenti? Generalmente faccio uso di equalizzatori, in particolare digitali. Per quello che riguarda la compressione mi sentirei di sconsigliarla in quanto tende a rovinare un pochettino gli equilibri del mix originale. La matrice MS viene fatta solo in digitale o esistono apparecchi che lo fanno anche nel mondo analogico? La matrice MS analogica è sempre esistita, anche se io la sconsiglierei per una sessione di mastering in quanto è più imprecisa di una digitale, nella ricomposizione appunto del segnale stereo originale. Ora che Stefano ci ha fornito ulteriori elementi per comprendere l'utilità di tale tecnica, dobbiamo completare il nostro percorso. Siamo rimasti a metà. Grazie alle formule abbiamo visto in che modo possiamo scomporre un segnale stereo in uno middle e side, fase anche detta di encoding o codifica. Ma successivamente come facciamo a ritornare al segnale LR convenzionale? Servirà una seconda fase detta di decodifica. Ecco dunque altre due formule. Queste formule, come le altre viste in precedenza, possono essere elaborate da apparati anche detti matrice MS. In Logic, come ormai sappiamo, vi è un unico plugin che fornisce la matrice MS, il Direction Mixer. Ma per terminare la teoria di questa tecnica, mi avvalgo di due tool gratuiti della Supplemental Audio dalla grafica esplicativa. Anch'essi gestiscono la matrice MS. Ripercorriamo velocemente quello che è il percorso audio nella tecnica MS, per poi arrivare alla decodifica. Il primo tool che apriamo sul nostro canale di mastering
è un encoder, ovvero esegue l'elaborazione delle prime formule, estraendo il canale M a sinistra e a destra il side. Sentiamo. A questo punto, se fossimo in fase di mastering, adottando i preziosi suggerimenti di Stefano, dovremmo inserire un equalizzatore dual mono, che ci consenta di processare indipendentemente i due canali, per apportare correzioni differenti alle due componenti audio. Subito in serie all'eventuale stadio di equalizzazione MS, andremo ad inserire l'altra matrice MS, ovvero il decoder. Che elaborando le seconde formule ci consente di tornare al segnale stereo convenzionale, che proseguirà verso gli altri processori. Sentiamo. Ecco uno schema blocchi di come sarà il routing che andremo a impostare nel prossimo capitolo. Prima di concludere, torniamo un attimo sul Direction Mixer, strumento di Logic che potrà tranquillamente sostituire i due tool utilizzati a scopo didattico. Vediamo. Settiamoli entrambi per la matrice MS e bypassiamo il secondo. Il primo ci porta da un segnale LR a MS. Sentiamo. E il secondo ci porta da MS a LR. A questo punto vi starete chiedendo come può un unico plugin fare da encoder e decoder. Può farlo, perché le formule viste in realtà, seppur differenti, lavorano in modo quasi identico, ma per questo vi rimando al capitolo extra di approfondimento. In realtà il Direction Mixer lavora sempre come encoder, quindi elaborando le prime formule, quelle che prevedono il dimezzamento del suono. Questo significa che quando inseriamo il secondo Direction Mixer avremo un volume in uscita dimezzato rispetto al segnale audio originale, e forse alcuni di voi se ne sono già accorti. Ma sentiamo di nuovo. Come sentite, il file originale è ben più alto rispetto a quello che passa attraverso i Direction Mixer. La soluzione è semplice. Inseriamo un gain, impostato a più 6 dB, che significa un raddoppio di volume. Sentiamo. Abbiamo così recuperato il dimezzamento di volume provocato dal secondo Direction Mixer. Se siete curiosi di comprendere meglio quest'ultimo concetto, vi aspetto alla lezione extra di approfondimento, altrimenti ciò che abbiamo appena fatto è assolutamente sufficiente per proseguire il corso.